con Daniela Ioia, una giovane attrice di Casalnuovo che da ormai 13 anni è in questo mondo e ha fatto sempre teatro. Sì. Ecco, stasera interpreta il ruolo di Concettella, la cameriera, sì. La cameriera in questa commedia napoletana classica. Sì, di Scarpetta, sì, che è il turco napoletano con Giacomo Rizzo, abbiamo debuttato all'Augusteo di Napoli circa una settimana fa. È stata un'esperienza bellissima, il ruolo è molto divertente, è stato piacevolissimo interpretarlo, poi già come maestro, quindi si impara sempre, di giorno in giorno sul palco si impara sempre di più. Ecco, queste commedie napoletane passano gli anni, i secoli, ma sono sempre di nuova. Secondo te perché? Perché sono leggere, perché sono divertenti, quindi la gente viene per due ore, si dimentica un po' dei problemi, delle angosce, li lascia a casa e quindi per due ore si catapulta in un'altra dimensione che è molto più peperina. E poi fondamentalmente se tu ci pensi, anche se sono molto leggere, comunque hanno qualcosa sempre di attuale, che può essere il tradimento, che può essere la tresca, che può essere il gioco, il piacere delle donne, come in questo caso. Quindi sono attuali e divertenti, ecco perché sono... Ecco, tu ti sei trasferita a Roma proprio per fare teatro, quindi vuol dire che il tuo sogno è solo fare l'attrice? Sì, è una passione, una cosa che senti dentro, quindi quando ce l'hai, non ci può fare niente. Ok, facciamo i migliori auguri a Daniela Ioia. Si fanno in bocca al lupo, però ti voglio correggere, no, perché... Vabbè, in bocca al lupo, ecco, giustamente, ecco, come... E crepi il lupo, e quindi ringraziamo l'attrice Daniela Ioia. Grazie a voi. Ciao.